Ciao, benvenuti e benvenute a tutte in questo nuovo video. Oggi un video decisamente diverso dal solito perché vorrei parlare con voi di un argomento molto delicato. Un fenomeno che purtroppo nella società odierna è molto presente, ossia il body shaming. Cosa significa body shaming? Body significa corpo, shame significa vergogna, quindi riguarda tutte quelle frasi, quegli atteggiamenti volti a deridere una persona per via del suo aspetto fisico, perché non la si considera perfetta e non rispetta, diciamo, i propri canoni di bellezza. Ad esempio, frasi come sei troppo grosso, sei troppo magro, hai le tette piccole, hai i denti storti, il naso storto. Sono sempre stata una persona abbastanza insicura e non mi sono mai sentita al 100% bene nel mio corpo. Soprattutto da ragazzina, questo perché non ho un seno abbastanza grande e adesso ho la classica pancetta che si forma a partire dai 30. Quindi non mi sono mai sentita bene, sicura nel mio corpo al 100%. Però sicuramente negli anni ho imparato a fregarmene un po' di più. Quindi adesso se qualcuno mi dice: "Ah, ma l'hai pancetta, hai la pancetta, hai il seno piccolo", sinceramente me ne sbatto. E ho imparato a riderci su, ci scherzo. Ho il seno abbastanza piccolo? Chi se ne frega? Cioè, è meglio, perché così non mi dà fastidio. Posso mettermi quello che voglio. Posso anche andare in giro senza reggiseno, soprattutto tutto in inverno, perché tanto sotto i maglioni non si vede niente. Cioè, insomma, penso a questo. Anche se ho il seno piccolo o qualche chilo in più, rimango sempre io. Non è perché se ho qualche chilo in più sono una persona meno intelligente, meno brava, eccetera. Sui social, ma anche nella vita reale, purtroppo, ci sono tantissime persone che non vedono l'ora di criticare. E la situazione, andando avanti con gli anni, decisamente non migliora. Se ingrassi è perché mangi troppo e magari mangi male, se sei troppo magro è perché mangi troppo poco e quindi comunque non va bene. Cioè, le persone avranno sempre e comunque da ridire. E soprattutto credo che nessuno conosce la sfera intima di una determinata persona. Quindi non si può sapere se dietro a quell'aspetto fisico ci sia un problema psicologico, ci sia un problema di salute o semplicemente anche un periodo di stress. Ad esempio, il mio corpo sotto periodi di stress reagisce malissimo. È assurdo quindi pensare che ancora nel 2023 ci siano persone che non diano peso alle proprie parole, perché a volte sono proprio le parole a fare più male molto più dei gesti, degli atteggiamenti, dei comportamenti. Allora io mi domando com'è possibile che nel 2023 ci sia ancora qualcuno che possa pensare che un determinato numero sulla bilancia sia la cosa più importante della vita di una persona, quando le cose più importanti nella vita di una persona sono altre e sono anche tantissime, come l'amore, la famiglia, l'essere in pace con se stessi. Sinceramente, credo che sia molto più importante essere felici e appagati nella vita piuttosto che andare dietro a una bilancia. Il problema è che molto spesso queste frasi, queste offese gratuite arrivano proprio dalle persone più vicine a noi, come amici, familiari. E proprio perché queste frasi arrivano da queste persone, diventa tutto molto più doloroso e molto più difficile superarlo, perché sono persone di cui noi ci fidiamo, che vogliamo bene, e quindi sono persone che non si rendono conto che queste loro parole, queste loro frasi risultano molto più pesanti dette da loro piuttosto che dette da persone sconosciute. Anche perché quando i commenti arrivano da persone sconosciute, sinceramente, almeno per quanto mi riguarda, me ne frego, perché tanto questa persona non mi conosce, non sa chi sono, non sa come sono, non sa la mia storia, non sa niente di me, e quindi chi se ne frega? Sembra che queste persone siano diventate all'improvviso i giudici della perfezione, quando in realtà la perfezione non esiste. Chi dice cosa è bello e cosa è brutto? Mentre io con gli anni, andando avanti nella mia vita, ho imparato a fregarmene, a farmi una risata su frasi così, a non pensarci, sinceramente, anzi, più me le dicono, più mangio di più, ci sono persone, ci sono soprattutto ragazzine, che non riescono a superare queste frasi. E queste frasi possono dar vita a situazioni veramente terribili. Quindi è molto meglio imparare a riflettere prima di dire qualcosa. Spero che questo video chiacchiericcio e diverso dal solito vi sia piaciuto. Volevo fare questo video perché anche sotto ad altri video di mie colleghe, molte volte leggo commenti veramente inaccettabili, assurdi. Da persone appunto che per loro non sono familiari, non sono amici, ma sono persone decisamente sconosciute, solo che attraverso i social pensano di avere piena libertà in questo senso, però vabbè.
E quindi appunto volevo fare questo video così per invitare un po' tutti a riflettere su questo aspetto. E se avete voglia, raccontatemi le vostre esperienze, le vostre opinioni, i vostri consigli, se avete consigli, anche perché credo che possa essere un valido aiuto per delle persone, ma anche ragazzini e ragazzine che si trovano in situazioni simili. Quindi questo video appunto è volto a queste persone, no? E spero che questo video possa essere un modo, un incentivo appunto a riflettere su questo aspetto, su questo fenomeno molto diffuso. Niente, io spero appunto che questo video vi sia piaciuto e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!